Le notizie della sera, bentrovati da Francesca Mogurno, insieme all'informazione locale, le notizie regionali in primo piano i dati Covid-19. In Calabria sono 198 nuovi casi positivi su 4.942 tamponi processati. Il bollettino odierno riporta anche 177 guarigioni e due decessi. Sebbene peggiorino i casi attualmente positivi, la Fondazione GIMBE evidenzia una diminuzione dei nuovi casi fra il 10 e il 16 novembre rispetto alla settimana precedente. Sono circa 71% i calabresi che sono stati vaccinati con doppia dose di siero anti-Covid-19. In Basilicata sono 24 i casi odierni su 733 tamponi processati in regione, 11 le guarigioni. Negli ospedali lucani sono 26 le persone ricoverate, di cui 2 in terapia intensiva. Anche per la Basilicata, la Fondazione GIMBE nota un peggioramento dei casi attualmente positivi, congiuntamente al peggioramento dei nuovi casi in aumento del 20,7%. In regione circa il 32% della popolazione vaccinata ha ricevuto la terza dose booster. Restiamo in ambito sanitario. Il Consiglio dei Ministri ha nominato il colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti subcommissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria. Affiancherà il presidente regionale Roberto Chiuto nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Occhiuto aveva chiesto e ottenuto di essere egli stesso il commissario alla sanità calabrese. In Basilicata il presidente della regione Vito Bardi, intervenuto all'inaugurazione dei nuovi laboratori medici di pediatria, ha evidenziato come la pandemia ha fatto emergere le criticità anche all'interno della sanità lucana. Abbiamo trascurato la necessità di costruire un modello di assistenza e di cura in grado di rispondere ai bisogni sempre più complessi dei cittadini, ha detto Bardi. Trasporti in Calabria ha potenziato l'accordo fra Marino Bus e Autolinea Federico. In una nota congiunta le due società annunciano nuovi collegamenti da e per la Calabria con paesi esteri e località nazionali quali Verona, Trento, Bolzano, Milano, Torino, Genova e Trieste. Donò 8.000 dispositivi di protezione individuale nell'aprile 2020 a sanitari e forze dell'ordine. Oggi il sindaco di Casali del Manco, Stanislao Martire, è in attesa di un formale riscontro da parte della prefettura di Cosenza all'istanza presentata per riconoscere al dottor Nicola Tucci, illustre cittadino del luogo, un encomio solenne per lo spirito di abnegazione dimostrato nei giorni più duri della pandemia da Covid-19, mettendo in pratica una rete immediata di distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, tutti con certificazione europea. Arriva nelle librerie Calabria Sud dell'Anima, Bucca Bucca Editore, un viaggio nel cuore del Sud Italia per lasciarsi alle spalle le ansie, le paure, il grigio del lockdown e ritrovare sorrisi, sapori, colori senza programmare alcuna meta, ma lasciandosi trasportare unicamente dall'istinto. Quest'estate abbiamo intervistato l'autrice Maddalena Cipriani. Dopo la chiusura dei mesi primaverili, della quarantena, di tutto questo periodo di lockdown, sentivo il bisogno di andare verso sud, di andare verso l'apertura, la luce, gli orizzonti aperti. Perché proprio qui? Perché avevo bisogno di andare a sud dell'anima, cioè in un posto più caldo, in un posto dove ci fosse la possibilità di fare esperienza di vita, di sole, di colore, e la Calabria corrisponde perfettamente a questo tipo di esperienza. Sono partita da Scalea e ho fatto 180 km di costa, quindi la Riviera dei Cedri e la Riviera degli Dei, fino ad arrivare a Tropea. Mi sono mossa con i mezzi, è stata una scelta voluta, quindi bicicletta, a piedi, passaggi con l'ape, treni locali. Le notizie dal Golfo di Policastro, Riviera dei Cedri e Valle del Fiume Noce. Una delegazione di sindaci e amministratori dell'Alto Tirreno Cosentino ha incontrato nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre a Roma l'onorevole Dalila Nesci, sottosegretario di Stato per il Sud della Coesione Territoriale. Al centro dell'incontro la progettualità che i comuni del territorio intendono sviluppare e mettere in campo per la ripresa post-Covid, in particolar modo in ambito turistico. Presenti gli amministratori di Diamante, Buonvicino, Tortora e Scalea. La delegazione ha trovato nell'onorevole Nesci un'interlocutrice attenta e sensibile alle proposte avanzate dagli enti locali per favorire la ripresa del post-pandemia.
Palinuro, operazione Reti Fantasma. È terminata questa mattina l'attività che ha visto impegnato per alcuni giorni il secondo nucleo subacqueo della Guardia Costiera di Napoli. L'operazione vede i 5 nuclei subacquei della Guardia Costiera impegnati lungo l'intera fascia costiera nazionale nell'attività di recupero delle reti da pesca abbandonate volontariamente o accidentalmente sui fondali marini. Finora sono state recuperate 8 reti abbandonate, una nelle acque di Palinuro, 2 al largo di Marina di Camerota, 4 nel porto di Sapri e una a Villammare. Si tratta di veri e propri rifiuti che possono danneggiare l'habitat marino a causa della dispersione delle microplastiche. Inoltre, costituiscono un concreto pericolo per la sicurezza di subacquei e bagnanti. La cronaca dal Lago Negrese: i carabinieri della stazione di Lavello hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del luogo, un 42enne ed una 46enne residenti a Cerignola nel Foggiano, ritenuti responsabili di detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è maturata nella serata di lunedì 15 novembre nel corso di attività di controllo del territorio. I militari hanno colto i tre durante uno scambio di 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi. Torniamo sulla Riviera dei Cedri. Il movimento Praia Bene Comune augura buon lavoro alla nuova Proloco di Praia Mare, invitando la cittadinanza ad aderirvi dopo la sua recente ricostituzione. Dal canto suo, il movimento annuncia che sarà presente alla manifestazione del 6 dicembre presso la Regione Basilicata contro la riapertura dell'impianto di depurazione di San Sago di Tortora per difendere e tutelare il nostro territorio, si legge in una nota rilasciata alla stampa. Contro la riapertura dell'impianto si terranno una serie di iniziative. Venerdì 26 novembre, a partire dalle 10, una marcia per la delocalizzazione dell'impianto stesso. Lunedì 6 dicembre alle ore 11 è stata indetta invece una manifestazione contro l'arrivo di rifiuti pericolosi vicino al fiume Noce. È tutto, grazie per l'ascolto. Dalla redazione gli auguri per una buona serata.